Salve mister, volevo un commento sulle parole di Salvini che si è detto sorpreso dal fatto, Salvini, vice premier, si è detto sorpreso dal fatto che lei non ha fatto sostituzioni nella ripresa. Io non parlo, io penso che la politica italiana, io non parlo di politica perché non capisco nulla. E a Salvini dico di pensare alla politica perché abbiamo problemi molto grandi in Italia. Se è il tempo di pensare anche al calcio, vuol dire che siamo messi male. Rino, scusa, perché però non hai fatto cambi? Faccio i cambi e sbaglio perché faccio i cambi e sbaglio, non ho fatto cambi. Mettetevi d'accordo, secondo me state impicciati col cervello parecchi di voi, io non lo so. Boh. Volevo cambiare, prima di fare gol volevo cambiare i due esterni, volevo far entrare Conte e Laxalt e cambiare i due quinti perché avevano speso tanto, loro avevano cambiato, ci avevano messo un po' in difficoltà con Lukaku che spingeva tanto dall'altra parte. Davide era da tanto tempo e dopo abbiamo fatto gol, mancavano 10 minuti, gli ultimi 2-3 minuti volevo farlo, però già 5 minuti mi sembravano tanto e non volevo spezzare la partita perché non ho visto la Lazio che ci teneva là, buttava là, non ci creava nessun problema. E dopo, avendo già due giocatori non di ruolo come Ignazio Abate e Rodriguez, è per questo che volevo cambiare il meno possibile, la scelta, il ragionamento è stato questo. Ma la cosa che mi fa più ridere è che veramente questo è un paese veramente incredibile. Salvini con tutti i problemi che ha, pensa, scrive, chatta perché non ho fatto i cambi, io divento. Allora, io da italiano potrei scrivere qualsiasi cosa, no? Va bene. Ma siccome già da tanto tempo ha cominciato con Higuaín, ha cominciato a Derby che ha pagato i biglietti, mo ha preso per abitudine, continuiamo così.